Del ministro è molto attesa per la centralità che il Dicastero della giustizia occupa rispetto alla materia oggetto d'inchiesta e anche per l'importante lavoro legislativo che il Parlamento ha portato a compimento attraverso l'unanimità il 22 novembre scorso il disegno di legge di iniziativa per il contrasto sulla violenza delle donne e sulla violenza domestica, di cui il ministro della giustizia è stato coproponente. Il provvedimento, che si inserisce tra le misure attuative del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, interviene, come noto, su molti snodi importanti e potrà giocare un ruolo decisivo nella prevenzione di crimini efferati contro le donne. Do quindi la parola al signor Ministro, chiedendo fin d'ora ai colleghi presenti e ai colleghi da remoto collegati di far pervenire alle presidenze eventuali richieste di intervento. Grazie. Prego, signor Ministro. Grazie. Signor Presidente, signore componenti, grazie a voi per l'invito. È un onore essere qui davanti a voi. Il mio intervento sarà essenzialmente letto, perché si tratterà di argomenti tecnici ed è anche bene che rimangano agli atti senza quelle sfumature di emotività che possono invece connotare un discorso fatto a braccio. Però vi assicuro che questo sistema di leggere in questo momento suscita un certo rammarico, perché è tale l'emozione per la situazione in cui ci troviamo, per cui anche l'emotività assume un certo suo significato. Ieri sono stato in rappresentanza del governo ai funerali di Giulia. E ero a un metro dalla bara, essendo come rappresentante del governo in prima fila. Ho portato le condoglianze, ho abbracciato i familiari della ragazza. Si tratta, tra l'altro, come potete immaginare, di una emozione doppia, perché è la mia terra. Io sono trevigiano e la stessa Procura della Repubblica che sta indagando su questo delitto è la procura dove io ho esercitato per 40 anni l'attività di procuratore e di pubblico ministero. Quindi capite che proprio l'emozione e la sincerità di questo intervento devono essere valutate alla luce poi delle considerazioni tecniche che ora vi vado a leggere, e che sono invece fondamentali per capire quale sarà lo sviluppo delle iniziative governative e del mio ministero, e anche di quello che è stato fatto. Assicuro intanto la piena e costante collaborazione a questa commissione per consentire di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali e di monitoraggio e di verifica e di analisi di questo fenomeno, e soprattutto di proposte e di soluzioni di carattere legislativo e di carattere amministrativo per realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e più in generale di ogni fenomeno contro la violenza nei confronti delle donne e più in generale dei soggetti deboli. Vorrei aggiungere anche qui con una certa emozione che negli ultimi 20 anni della mia attività di pubblico ministero, assieme alla corruzione, mi ho condotto l'inchiesta sul MOSE, però mi sono occupato proprio specificamente della difesa dei soggetti deboli. Quindi è un argomento che ho vissuto sulla mia pelle, di cui conosco le problematiche, proprio perché le ho vissute sia ascoltando le vittime, sia ascoltando ovviamente gli imputati. Questo fenomeno è da tempo all'attenzione del legislatore, nonostante l'incessante impegno, però i numerosi femminicidi continuano a essere drammatici e noi tutti siamo chiamati a interrogarci sull'efficacia delle misure che sono state adottate e soprattutto sulla realizzazione delle famose 3P della Convenzione di Istanbul: la prevenzione, la protezione e la punizione. Sono stati compiuti molti passi avanti a nostro avviso, però è altrettanto vero che queste perniciose
situazioni continuano e purtroppo, come ho detto, ne abbiamo avuto la riprova proprio in questi giorni. Questi reati sono una sconfitta collettiva e quindi la risposta non può che essere collettiva. È una risposta che non può essere data soltanto dal legislatore e dal giudice. Il giudice penale, quando interviene, interviene su un fatto che è già accaduto. I latini dicevano factum infectum fieri inequit, quando una cosa è stata fatta non si può togliere. E Manzoni diceva nei Promessi Sposi che quando hai preso uno schiaffo neanche il Papa te lo può levare. Quando lo Stato deve intervenire sia in modo preventivo, prevedendo delle leggi severe, sia in modo repressivo, adottando le misure per poterle applicare al meglio, sempre rispettando la presunzione di innocenza e seguendo il principio latino impunitum non relinqui facinus, innocente non condannare, bisogna presumere l'innocenza ma non lasciare impunito il delitto. Ciononostante, funzione maggiore, secondo me, più importante dello Stato è quello di prevenire il delitto, proprio perché ogni omicidio, ma ogni delitto in sé è una sconfitta dello Stato, perché lo Stato non ha saputo prevenirlo e anche quando la giustizia usa la sua spada, come insegnava Carnelutti, è una spada senza impugnatura, ferisce anche chi la brandeggia, cioè è una ferita dello Stato, è una ferita di tutti noi. Se poi guardiamo alla violenza nei confronti dei soggetti deboli e nei confronti delle donne, è una ferita ancora maggiore. Quindi siamo ancora molto indietro nello scopo di evitare, più che ancora di punire, questi delitti. E quindi pochi giorni fa è stato approvato dal Parlamento il disegno di legge presentato dalla Ministra Roccella unitamente al Ministero dell'Interno e della Giustizia, frutto di un lavoro sinergico e integrato che tende a rafforzare il reticolato delle norme vigenti. E però, nonostante l'impianto normativo sia strutturato e significativamente articolato, sono emerse ancora delle criticità in diversi ambienti di applicazione che rischiano di indebolirne l'efficacia. E quindi le misure di quest'ultimo provvedimento mirano a correggerle. Il filo conduttore sarà sempre l'attenzione verso due settori, il fattore tempo e il fattore rischio. Il disegno di legge attualmente all'esame recepisce in tal senso le istanze più urgenti che sono emerse nell'ambito dell'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, istituita con la legge 234 del 2021, e si muove nel solco delle considerazioni della relazione finale sull'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. L'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime si impone dunque alla luce del quadro normativo sovranazionale e in particolare la cosiddetta Convenzione di Istanbul, nonché delle diverse procedure della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che hanno evidenziato la necessità di identificare a livello statale le misure positive di prevenzione. Voglio ricordare che nella stessa prospettiva si collocano i recenti orientamenti della Procura Generale della Corte di Cassazione in materia di violenza di genere, che individuano le principali criticità normative e formulano indirizzi di intervento alla luce della avvertita necessità di tracciare un bilancio sulle prospettive future, in modo da fornire una risposta istituzionale ai reati in materia di violenza di genere. Questi dati ci restituiscono un quadro chiaro sui flussi giudiziari. Bisogna riconoscere che l'imprevedibilità di talune condotte umane rende però molto complesse queste indagini. Aggiungo qui, emotivamente abbraccio la mia esperienza personale. Questi reati sono i più difficili da indagare, perché si consumano nell'ombra, si consumano senza testimoni, spesso si consumano senza lasciare tracce e talvolta anche sono connotati da denunce strumentali. Noi abbiamo visto più volte la dolorosa situazione che nell'ambito di cause civili
soprattutto di divorzio o comunque di contenzioso, i coniugi si sono accusati reciprocamente di incredibili comportamenti innominabili nei confronti addirittura dei bambini. Sono situazioni difficili da ricostruire, soprattutto sono difficili sia davanti al magistrato civile in una causa di divorzio, sia davanti a un magistrato penale che non ha gli strumenti per ricostruire, soprattutto a distanza di tempo, quello che è realmente accaduto. Noi ci serviamo, adesso parlo da ex pubblico ministero più ancora che da ministro della giustizia, ci serviamo della polizia femminile, ci serviamo degli aiuti di psicologi, ci serviamo di strutture esistenti presso la polizia giudiziaria come le famose stanze con lo specchio dove le interrogatorie avvengono senza il minimo turbamento nei confronti dei minori o nei confronti delle ragazze, però voi capite che già essere chiamati a rendere testimonianza su un fatto che magari è accaduto tempo prima, se si tratta di un bambino è di un trauma assoluto, anche perché chiedere a un bambino di 5 anni quello che è accaduto quando ne aveva 3, sapete, a quell'età lì 2 anni sono 2 secoli. E soprattutto noi non abbiamo, i magistrati non hanno gli strumenti proprio psicologici per effettuare queste indagini e quindi ci facciamo aiutare dalla polizia femminile e dagli psicologi, da persone del mestiere, ciò nonostante è molto difficile. Lo stesso vale per la violenza nei confronti delle donne, purtroppo dovendo ricostruire dei comportamenti magari delittuosi, spesso delittuosi, che però avvengono senza testimoni perché avvengono nell'ombra, avvengono in momenti e in luoghi isolati, spesso anche senza lasciare tracce, ecco, voi comprendete che poiché le domande vanno fatte, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte a denunce che magari poi vengono ritirate perché le parti nello stesso tempo si sono riconciliate e quindi hanno cambiato versione, non per ragioni di minaccia o altro, ma semplicemente perché nel momento della denuncia erano particolarmente addolorate, per non dire sconvolte, e poi alla fine, una volta rapacificate, dice vabbè, mettiamo tutto a tacere. No, non si può mettere tutto a tacere, come sapete sono reati che per la grandissima parte vanno avanti non a querela, ma vanno avanti d'ufficio. Questo è una, voglio dire, per farvi comprendere, ripeto, parlo sempre da ex pubblico ministero, la grande difficoltà della ricostruzione di queste indagini. Da ultimo, purtroppo, ci siamo anche trovati qualche volta di fronte a delle denunce strumentali, addirittura calunniose, che poi sono state ritirate, o perché sono state anche smentite dalla stessa documentazione che abbiamo avuto. Casi, oggi sapete, molto spesso questi fatti vengono documentati, perché tra di loro, soprattutto tra i minori, e questo è un discorso che vorrei, non oggi, ma forse posto all'attenzione soprattutto di questa particolare commissione, è usuale quasi che i minori si ritraggano o documentino la loro attività sessuale. Come sapete, sotto i 18 anni, ma sopra i 14, l'attività sessuale è consentita, ma la documentazione è proibita, per cui paradossalmente è consentita l'attività sessuale, che so, all'interno del bagno del liceo, ma poi quando questi ragazzi, come spesso è accaduto anche nei miei processi, documentano questa attività e noi recuperiamo la documentazione magari nel telefonino, ecco che arriva l'imputazione di detenzione di materiale pedopornografico. Perché la documentazione della sessualità infra diciottenni è un reato gravissimo. Se poi la diffondi ai tuoi coetanei, al reato di produzione si aggiunge il reato di comunicazione di materiale pedopornografico, punito fino a 6 anni, qualche volta fino a 8 con le aggravanti. Sono tutte cose che, e poi toccherò questo argomento, sono tutte cose che le persone non sanno. Non lo sanno i ragazzi, non lo sanno le ragazze, non lo sanno i genitori, ed è per questo che secondo me la prima fonte di educazione, parliamo appunto punizione, prevenzione,
va fatta nelle famiglie, perché è nelle famiglie che si forma il software del bambino e si forma soprattutto attraverso l'esempio più che attraverso le parole. Quindi l'educazione al rispetto, che sarà ed è la parola d'ordine per prevenire queste forme così odiose di aggressione verso le donne e anche verso i bambini e comunque verso tutti i soggetti deboli, è una forma che va iniziata in termini educativi e in termini di esempio proprio nel momento familiare. Quando arriva la Procura della Repubblica, quando arriva il magistrato che spara con i grossi calibri, per usare un'espressione abbastanza meccanica, produce dei danni che sono quasi irreparabili. Capite cosa vuol dire trovarsi i carabinieri in casa con una perquisizione o magari una cattura? Se qualcuno fosse intervenuto prima, forse queste cose si sarebbero potute evitare. Se per gli stessi aggressori, oltre che per le vittime, fosse stata fatta un'informazione adeguata, noi non saremmo arrivati al punto di distruggere due famiglie, quella della vittima e quella del colpevole. E qui ritorno un po' a quello che è il mio ruolo invece di ministro, con riguardo alla percezione oggettiva del rischio. Ecco, entra in campo la necessità per tutti coloro che si occupano del complesso fenomeno della violenza di una cosiddetta adeguata informazione. E qui la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne pone il problema, anche questo è importante, della preparazione in capo agli operatori di rete che su tutto il territorio nazionale si occupano di questo. Mi riferisco cioè agli assistenti sociali, agli operatori dei centri antiviolenza, a quelli dei consultori e ovviamente alle forze di polizia giudiziaria, ai PM, ai giudici penali e civili. Quindi la formazione degli operatori di giustizia è in questo caso un elemento fondamentale. Nell'attività istituzionale che mi vede collaborare alla costruzione delle linee programmatiche della Scuola Superiore della Magistratura, io ho segnalato al Presidente Giorgio Lattanzi la necessità di potenziare ulteriormente l'offerta formativa che è già esistente sul tema della violenza, estendendola ai contenuti extragiuridici che pure interessano le decisioni sui casi di violenza domestica e di genere, favorendo il confronto con psicologi forensi, servizi sociali, mediatori familiari e altri esperti coinvolti nel percorso giurisdizionale. Sappiamo anche che l'Italia è stata, ahimè, condannata più volte dalla CEDU sul tema della violenza di genere. Vi risparmio le sentenze, alcune di queste sono in francese, gli elementi di criticità che sono stati trovati anche da questi organismi internazionali sono: se le autorità italiane si sono apportate in réponse immediate aux allégations di violence domestique, cioè se le autorità italiane abbiano apportato una risposta immediata alle allegazioni di violenza domestica, se abbiano cercato l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita della vittima, facendo una valutazione del rischio autonomo, eccetera, eccetera. Sono tutte linee che sicuramente... Scusate, ma in ascolto non si sente nulla. Sentiamo il ministro. Ci sono difficoltà di comunicazione. Siamo da 5 minuti. Ma non sentite più niente o non si capisce? No, non capisce nulla. La pensate? È come se fosse stato l'applauso. Credo ci siano problemi di linea, forse. Onorevole Ferrari, lei non sente? Però all'improvviso perché prima è partita la voce, poi è partita tantissimo, è incomprensibile per parole. Però anche noi non vi sentiamo. Anche voi siete a singhiozzo. Eppure questo fu. No, non ci sente nulla. No.
collegamento, proviamo a ripristinarlo e poi. Proseguo? Beh, appunto, come stavo dicendo, il contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche e soprattutto nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, specie sotto l'aspetto della prevenzione. E qui la riforma del processo civile, che è entrata in vigore lo scorso 28 febbraio, risponde alle sollecitazioni sovranazionali che ho menzionato prima. È in presenza di allegazioni o di lamentele di violenza, fin dalle fasi preliminari del giudizio è possibile un accertamento immediato del rischio e della volontà della vittima di opporsi alla violenza, anche di tipo psicologico, cioè anche qui noi dobbiamo sempre, i latini distinguevano tra la vis ablativa e la vis compulsiva. La vis ablativa è quella che aveva violenza di forza, la vis compulsiva è quella della violenza morale, che talvolta è peggio. Apro una parentesi se ho tempo, sempre da vecchio pubblico ministero, uno dei primi processi che io ho affrontato di violenza sessuale ha avuto come risposta da parte della difesa una tesi che io ho trovato agghiacciante. Parliamo fine anni 70, ahimè, quando sono io ero un giovane pubblico ministero, che se il fodero della spada si muove, la spada non entra, come se ogni forma di violenza sessuale vedesse più o meno una sorta di consenso della donna. Una tesi, non dico neanche aberrante, vergognosa per chi stesso la propugna, ma anche illogica, perché se tu hai la pistola puntata alla nuca o hai la pistola puntata alla nuca di tuo figlio, tu non solo non muovi il fodero, ma fai, ecco, la vis compulsiva, cioè la violenza morale, qualche volta è ancora il ricatto, è più forte della violenza fisica. Quindi la disciplina connotata da una individuazione nella risposta giurisdizionale consentirà di evitare l'adozione di provvedimenti con formule stereotipate. Il giudice civile soprattutto dovrà adottare misure idonee ad assicurare la tutela della vittima, ad esempio ascoltando le parti in tempi diversi, specie nelle cause di separazione o divorzio, per evitare ogni pericolo di vittimizzazione secondaria. Qui è importante il ruolo della comunicazione tra uffici sotto il profilo della prevenzione, cioè la semplificazione e la velocità nello scambio delle informazioni sono concetti intimamente collegati a quello che è stato il motore delle riforme legislative. E qui, oltre al fattore rischio, parliamo del fattore tempo, cioè alla disciplina che è già prevista dalla legge del 2019 si aggiunge il fatto che il giudice civile potrà richiedere informazioni anche agli organi inquirenti per avere un patrimonio conoscitivo completo sulla vicenda familiare, sulla quale possono chiaramente incidere gli episodi di violenza allegati. Questo cosa significa? Significa in poche parole che molto spesso nel processo civile emergono episodi che sono stati trascurati, o meglio non sono stati portati alla attenzione della Procura della Repubblica e del giudice penale. Adesso il nostro obiettivo è quello di favorire proprio un flusso informativo tra il giudice civile e il giudice penale. Tenete sempre presente, però, anche qui lo dico da, ahimè, vecchio esperto della materia, che malgrado si tratti di diritti che noi chiamiamo indisponibili, perché il diritto, per esempio, all'integrità fisica è un diritto indisponibile, però questi non sono soltanto di difficile ricostruzione, per le ragioni che ho detto prima, ma sono di difficile valutazione evolutiva, perché molto spesso le parti si riconciliano e quando si riconciliano cambiano versione, e poiché una volta proposta la denuncia querela, si tratta poi di reati che molto spesso procedono di ufficio, quindi la querela non è ritrattabile, cosa fanno? Per evitare che il processo prosegua,
cambiando versione rischiano l'incriminazione o di falsa testimonianza o di calunnia o di autocalunnia. Quindi sono reati che si perpetuano, diciamo che è la complessità della materia giuridica che si perpetua dal penale al civile quando le parti cambiano, diciamo, idee in corso d'opera. Poiché purtroppo la nostra giustizia è abbastanza lenta, anzi è molto lenta, è probabile, possibile, frequente che questo cambiamento avvenga. Questo, ripeto, ancora una volta complica sia il ruolo del giudice sia anche il ruolo del legislatore, che di tanto in tanto si trova nel dubbio se dire vabbè, mantengo la procedibilità di ufficio e la irrevocabilità di queste querele perché fiat justitia pereat mundus, oppure attuo una legislazione più elastica per favorire una riconciliazione che di fatto è già avvenuta tra le parti. Non è una scelta facile, è una scelta, noi potremmo dire politica, in realtà è una scelta etica, una scelta razionale, è una scelta forse di buon senso, non lo so, però tenete presente, è una scelta molto ma molto difficile. Nel solco di queste scelte normative si pone anche il rinnovato impegno del gruppo di lavoro che abbiamo istituito presso il Ministero della Giustizia, che è l'osservatorio permanente sul tema del contrasto a ogni forma di violenza di genere. L'obiettivo centrale dell'osservatorio è quello di costituire un gruppo di lavoro permanente al fine di una interlocuzione costante con gli uffici giudiziari e del monitoraggio del fenomeno della violenza di genere attraverso la raccolta di provvedimenti organizzativi virtuosi. Inoltre, la rilevazione statistica agevola la raccolta di informazioni utili per intervenire con soluzioni tecniche e formulare eventuali proposte normative. Di fondamentale importanza qui è il rapporto con il Consiglio Superiore della Magistratura, e un primo frutto del lavoro comune è stato concretizzato in un questionario, questo è molto importante, che noi abbiamo inviato alle procure della Repubblica per realizzare un primo monitoraggio volto a far emergere buone prassi organizzative esistenti negli uffici giudiziari, ma anche le criticità nella concreta declinazione in tema delle norme sulla violenza di genere. Un altro innovativo campo dell'osservatorio permanente è relativo al linguaggio anche negli atti giudiziari. Questo è un aspetto che non sempre è stato tenuto in grande considerazione. L'Italia è stata condannata anche qui purtroppo dalla CEDU per espressioni di alcune sentenze considerate motivo di vittimizzazione secondaria per la donna. Apro anche qui una parentesi da vecchio pubblico ministero: se c'è una difficoltà, se c'è un interrogatorio difficile da fare, è proprio quello che concerne questo tipo di reati. Noi ci siamo sempre detti mille volte: è meglio fare 10 rapine a mano armata piuttosto che un reato di violenza sessuale o comunque di reati connessi, perché l'ho detto prima, sono reati che si consumano nell'ombra, si consumano senza testimoni, non lasciano tracce, molto spesso devi credere all'uno piuttosto che all'altro, poi ti affidi allo psicologo. La psicologia, sappiamo, non che esistano scienze esatte, ma forse è la meno esatta delle altre, e quindi non bisogna neanche qui stupirsi se poi alla fine un tribunale adotta una sentenza, poi la Corte d'Appello la rovescia, poi la Cassazione annulla. Ripeto, soltanto chi ha vissuto questi processi sa quanto siano difficili queste indagini, la difficoltà proprio tecnica, ma non solo della ricostruzione del fatto, intendiamoci, è la ricostruzione. Voi sapete che il reato è composto di due elementi, no? Quello oggettivo e quello soggettivo, il fatto in sé per sé con il nesso di causalità, l'azione e l'evento, ma anche la rappresentazione psicologica, cioè tu devi avere la conoscenza che commetti un reato e che commetti una cosa. Allora molto spesso può accadere la erronea rappresentazione del consenso. Tante volte è accaduto che, ma questo accadeva anche nella nostra, come dire, vecchia civiltà contadina, che il coniuge fosse convinto che l'atto sessuale nei confronti della moglie fosse l'esercizio di un diritto o addirittura l'adempimento di un dovere. Oggi questo noi non lo accettiamo, e la violenza sessuale nei confronti dei coniugi è regolarmente
accolta nei tribunali se c'è una dei due persone che non è consenziente. Però diciamo la verità, fino a 40 anni fa questo era impossibile. Se una donna si fosse rivolta al carabiniere o al sacerdote o al procuratore della Repubblica lamentando che il coniuge, il marito, aveva avuto un rapporto sessuale contro la sua volontà, probabilmente l'avrebbero riso in faccia. Oggi questo ovviamente è lontano anni luce dalla nostra mentalità, però magari in alcuni settori anche della civiltà magari meno evoluta rimangono. E noi dobbiamo sempre valutare, il giudice deve sempre valutare l'atteggiamento psicologico, cioè se quella persona che ha commesso quel fatto fosse consapevole del dissenso del coniuge o fosse per esempio in quella che si chiama esimente putativa, cioè fosse convinto di esercitare un diritto o addirittura di esercitare un dovere. Questo per dire che anche se la legge è rimasta uguale e la nostra mentalità è ovviamente cambiata radicalmente rispetto a 40 anni fa, in alcuni settori della società questi pregiudizi rimangono e non è facile toglierli, perché questo che oggi si chiama patriarcato si è sedimentato nei millenni nell'animo della, chiamiamolo così, del maschietto, e mentre è facile o relativamente facile rimuoverlo nelle classi più evolute che hanno studiato, in altri settori questo è più difficile. E aggiungo, e questo è un altro elemento di dolore, che in questo momento arrivano in Italia delle persone che sono state abituate a concepire la donna come una res, come una cosa, basta vedere le limitazioni che esistono nei loro paesi, quindi dal loro punto di vista un atteggiamento che noi riteniamo violento, inammissibile, delittuoso, criminoso, eccetera, è quasi inesplicabile che venga punito. Questo per dire che che questi problemi in questo settore si accumulano e sta al legislatore e al giudice risolverli o cercare di risolverli nel modo che sia il più possibile ispirato alla razionalità e al buon senso. Anche qui parliamo adesso sul fronte dell'assistenza delle vittime del reato. Qui il nostro Ministero è fortemente impegnato ad arricchire gli strumenti di assistenza generalista. Si mira ad assicurare alle vittime i diritti di informazione e di sostegno, sia emotivo che psicologico, per prevenire delle forme di vittimizzazione secondaria. È prevista la pubblicazione a cadenza annuale di avvisi di finanziamento diretti alle regioni italiane per la progettazione e la realizzazione di interventi di assistenza in virtù di risorse permanenti stanziati con legge di bilancio. Tra l'altro, dal 1 gennaio 2023 vi è stato un intervento tecnologico presso il nostro Ministero realizzato sui sistemi informativi penali e ci si è adoperati per introdurre un'importante novità, cioè che permette agli uffici giudiziari di rilevare con dati statistici la relazione tra la vittima e l'autore del reato per monitorare questo fenomeno in modo stabile. Cioè, in poche parole, noi abbiamo istituito questo osservatorio che è anche supportato da quella che oggi si chiama la nuova tecnologia telematica, digitale, informatica e quello che è, per cercare di capire sia quantitativamente oltre che qualitativamente, anche se ovviamente il secondo aspetto è più importante del primo, quali sia la generalità di questo fenomeno. L'obiettivo è quindi il potenziamento di una rete nazionale di servizi di sostegno che dia supporto multidisciplinare alle vittime sin dalla fase del loro primo contatto con le autorità fino alla fine del processo. Tra i progetti in campo voglio citare il lavoro in stato avanzato sul portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime del reato. Qui l'obiettivo è sostenere la vittima nella costruzione della consapevolezza dei diritti di cui è titolare e nella individuazione delle modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati. Qui si apre un secondo argomento, mi avvio alla conclusione, altrettanto doloroso. Ho parlato prima di Giulia, il funerale di ieri è stato, ripeto, straziante, però da un punto di vista, vorrei dire, etico, cristiano, umano, dobbiamo anche metterci nei panni dei genitori dell'autore del reato, che secondo me in questo momento si trovano in una situazione
straziante e straziata quasi quanto quelli dei genitori della vittima. E quindi se noi dobbiamo fermare o ridurre la strage dei femminicidi, dobbiamo occuparci degli uni e degli altri, cioè sia delle vittime sia degli autori e soprattutto delle loro famiglie. Per questo, oltre al più generale ed essenziale tema dell'educazione al rispetto, e per quanto riguarda la competenza del nostro Ministero, faremo riferimento anche ai progetti esistenti negli istituti penitenziari per gli autori di questo tipo di reato. Ci sono 40 sezioni attualmente esistenti per tutti gli autori di reati considerati di particolare riprovazione sociale, e presso gli istituti penitenziari campani, per esempio, sono state attivate delle progettualità ispirate al metodo già sperimentato con risultati positivi nel trattamento intensificato del carcere di Bollate, che attraverso gruppi di ascolto facilitano l'emersione della consapevolezza della gravità del reato e l'assunzione della responsabilità nei confronti della vittima. Qui abbiamo promosso l'ampliamento di questa sperimentazione, l'ho già detto, nei carceri di Roma Rebibbia, Chieti, Terni, e abbiamo avviato nel corso del 2023 stessi esperimenti a Carinola, Genova, Ponte Decimo e Viterbo. Presso altri 8 istituti è in corso il progetto di ricerca di intervento Restart, promosso dal Centro Italiano per la Promozione della Mediazione Penale, che riguarda gli istituti di Genova, Pavia, Piacenza, Prato, Cagliari e Roma Rebibbia, per testare scientificamente nel contesto italiano l'efficacia di avanzati sistemi di previsione del rischio di recidiva già ampiamente impiegati all'estero e a Bollate. Abbiamo un campione statistico di 200 detenuti condannati per violenza sessuale che hanno aderito volontariamente. È un progetto sempre sulla recidiva che ha avuto dei buoni risultati all'estero in alcune nazioni e che noi cerchiamo di imitare. Da ultimo, dobbiamo farci carico anche per gli autori del reato, soprattutto se sono giovanissimi o minori, il lavoro che facciamo per contrastare all'interno degli istituti l'atteggiamento di prevaricazione e per insegnare la cultura del rispetto. Il nostro obiettivo in questo caso è, e qui finisco, è quello di portare nelle carceri, soprattutto tra i giovani, le due grandi attività che possono aiutare in quella forma di rieducazione che è richiesto dalla nostra Costituzione nell'ambito dell'esecuzione della pena. Questi due elementi sono lo sport e sono il lavoro. Per fare questo abbiamo bisogno non tanto e non solo di risorse umane e finanziarie, abbiamo bisogno di spazi. Io ho visitato da subito varie carceri, ho notato la grande differenza tra alcune come Regina Coeli e altre come Rebibbia, piuttosto che anche lo stesso Poggio Reale in alcuni suoi settori, e in alcune carceri lo spazio è compresso, questo eccita l'emotività, talvolta la violenza. Gli spazi invece consentono lo sport e consentono il lavoro. Voltaire diceva che il lavoro è quella gran cosa che ci affranca da due disgrazie della vita, che sono il bisogno e la noia. Ecco, nelle carceri direi che questo è fondamentale, ma per fare questo abbiamo bisogno di spazi e non tutte le nostre carceri ce l'hanno. Per questa ragione, ormai l'ho detto e ripetuto, noi stiamo cercando di individuare, soprattutto nelle caserme dismesse, quegli spazi, quei luoghi, quelle strutture di proprietà demaniale pubblica che esistono già, quindi non c'è bisogno di creare, di trovare spazi nuovi, perché la costruzione di un carcere, come sapete, è sempre di estrema difficoltà, per poter trovare in queste nuove situazioni, che potrebbero anche essere riadattate e restaurate dallo stesso lavoro di detenuti, e anche questo sarebbe un grande elemento di progresso, proprio per aiutare il lavoro e per aiutare lo sport. Finisco dicendo che, ripeto, quello che ho detto all'inizio,
noi ce la mettiamo tutta come legislatore, come ce la mettono tutta i nostri colleghi, i miei ex colleghi di magistrati, sia noi nel fare le leggi, sia loro nell'applicarle. Però a monte di tutto sta l'educazione, al rispetto, sta l'educazione alla dignità, sta l'educazione alla libertà, sta l'educazione a nel vedere in ciascuno del prossimo, che siano uomini, donne, bambini o altro, il riflesso di noi stessi. E soltanto quando avremo acquisito la piena consapevolezza che il nostro interlocutore siamo noi allo specchio, allora avremo raggiunto quel grado di educazione, di libertà e di civiltà che, se magari non potrà mai eliminare questo marchio di Caino della violenza che è scritto nel codice dell'uomo sia nella Bibbia sia nella teoria evoluzionistica di Darwin, certamente se non lo potremo eliminare lo potremo ridurre. Grazie.